pubblicato proprio inizio era PlayStation 1 e vi dico soltanto un indizio. Tutto ciò che vedrete è un pandemonio. Basta così. Buona visione. Nel 1996 la Crystal Dynamics pubblicherà su PlayStation, Sega Saturn e PC Pandemonium, che è una sorta di platform, ma vi lascio prima al video introduttivo del gioco. Shatner's toupee? What do you think, Sid? Let's see another one, Nikki. No, heck, why not? Shurka Chandomal. Shurka! That was the coolest, but it needed more firepower. Yeah, really blast one. Well, which one should I do? This one. But this is a 10th level spell. We ain't got all day. Yeah, let's go, Toots. Make with the boo-boo. E qua yango zore korech bomb! Uh-oh! What in the world? This is so gross. I am Yango. Yum. That was fun. Horrible, but fun. Okay, Toots. Make with the kid rid of the giant monster spell. I don't know that one. Check the book. Check the book. To get rid of Yango, seek a boon from the wishing engine. A boon? What the heck's a boon? A wishing engine. Go! La storia è incentrata su due protagonisti, Fargus, un giullare, e Nikki, una ragazza che lancia involontariamente un incantesimo che libera un'enorme creatura che divora un intero villaggio. L'obiettivo è cercare di salvare questo sorta di villaggio e raggiungere la macchina dei desideri. Niente di che, una trama molto semplice, è soltanto un pretesto per portare un platform tridimensionale su queste console a 32 bit. Graficamente possiamo dire che la Crystal Dynamics non ha fatto un brutto lavoro. Abbiamo ambienti disegnati in modo tridimensionale che sono belli da vedere, anche se alcune texture non sono proprio perfette, e abbiamo sfondi che sono realizzati con un bellissimo 2D. E cosa molto rilevante è che il gioco non subisce dei rallentamenti, è tutto perfettamente fluido. Sul lato del sonoro invece abbiamo pochi effetti sonori che fanno comunque il loro bel lavoro all'interno del gioco, e abbiamo delle musichette di sottofondo che sono molto simpatiche e allegre e sono addirittura belline da ascoltare, che possono anche dare un buon senso di allegria. Sul lato della giocabilità, Pandemonium è un platform con una grafica tridimensionale, ma si gioca proprio come nei platform 2D in stile Prince of Persia. All'inizio di ogni livello possiamo scegliere che tipo di personaggio utilizzare. Ognuno dei due ha una propria caratteristica. Fargus, ad esempio, può eseguire colpi in acrobazia, mentre Nikki può effettuare solo dei doppi salti.
Sparsi per i livelli riusciremo a trovare anche dei potenziamenti che ci permettono di colpire i nemici con dei grandi attacchi magici di qualunque genere. L'intelligenza artificiale dei nostri avversari non è proprio un granché, ma è, diciamo, accettabile nel complesso. Questo gioco non è neanche molto lungo, si attesta su ben 18 livelli. E non è che sono corti, ma sono abbastanza difficili da portare a termine, anche se i primi due potrebbero risultare abbastanza facili. Se non l'avete ancora trovato questo gioco, vi consiglio di prenderlo se amate il genere di platform tridimensionali che riprendono molto lo stile 2D, altrimenti passate a qualcosa di meglio, perché tanto questo gioco è uscito in un periodo in cui si stavano già affermando molti platform tridimensionali di qualità superiore. Ma una nota importante è che la versione giapponese di Pandemonium è di qualità migliore, presenta una copertina completamente diversa da quella che abbiamo conosciuto nel mondo occidentale e un filmato introduttivo realizzato in stile cartone animato giapponese che risulta essere perfetto per l'atmosfera molto infantile del gioco, cosa che non è presente nelle versioni occidentali. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! As I, Sid the Magnificent, tell the tale of the race to stop the evil Goon Queen. Sika,